Allora, come si passa dall'equazione cartesiana a quella parametrica per una vetta R in R3? Allora, facciamolo con un esercizio, poi sì, vediamo in generale. Allora, per esempio abbiamo 3x meno y più z uguale 2. Poi abbiamo x meno y più 2z uguale sempre 2. No, questo qua facciamo uguale. Ok. Allora, questo sistema è l'equazione di una vetta in R3. Sono due piani messi a sistema. Il vettore normale al primo piano è il vettore 3 meno 1, 1. Il vettore normale al secondo piano è il vettore 1 meno 1, 2. Insomma, si vede subito che non sono proporzionali. È evidente. Quindi si tratta di due piani incidenti. Due piani incidenti in R3 incidono in una R3, per quello che abbiamo detto. Adesso vogliamo ottenere l'equazione di questa retta in forma parametrica. Non è difficile. Allora, cosa possiamo fare? Per esempio, prendiamo la seconda equazione e scriviamola in questo modo: x uguale y meno 2z più 1. Abbiamo cioè ricavato una variabile in funzione delle altre. Vedremo che questo poi, quando lo faremo, si chiamerà metodo di eliminazione di Gauss. A questo punto possiamo sostituire sopra, quindi io ottengo 3x, no? Devo sostituire al posto di x questa espressione, meno 6z più 3, poi c'è meno y più z uguale 2. Quindi abbiamo x uguale y meno 2z più 1, sopra abbiamo 2y meno 5z uguale meno 1. 2y meno 5z uguale meno 1. 2 per 3 fa meno 1. Quindi adesso richiamiamo sopra la y, y uguale 5z meno 1 mezzi, e sostituiamo sotto, perché adesso la y è in funzione della sola z. La x in funzione invece sia della y che della z. Se io sostituisco sotto, la y scompare sotto e anche la y lavora in funzione della sola z. Quindi 5 mezzi meno 2, che fa 4 mezzi, viene x uguale, vabbè, viene z mezzi, poi c'era meno un mezzo più 1, fa più un mezzo, quindi viene z più 1 fratto 2, se ho fatto bene. Oh, adesso lasciamo stare il controllo. Il controllo lo facciamo, li controlliamo alla fine, poi vi faccio vedere come. Continuiamo a riscrivere queste equazioni, questo sistema di equazioni, in un modo ancora più conveniente. Allora, adesso io lo posso scrivere. Innanzitutto aggiungo a questa equazione un'identità, cioè scrivo, le metto in ordine, x uguale z più 1 mezzi, poi scrivo y uguale 5z meno 1 mezzi, e poi z che è uguale, se lo voglio scrivere in funzione di z, l'ovvia identità z uguale 0.
Quindi, come vedete, avevo due equazioni, aggiungo queste due equazioni la terza, che è l'identità in cui la variabile che è stata, diciamo, usata per esprimere le altre due in funzione di essa, ci metto 0,4. Adesso questo sistema lo posso ancora scrivere in quest'altro modo: x, y, z, visto come vettore, è uguale a, guardate qua, innanzitutto ci sono dei termini senza la z, questi termini sono, al primo termine, diciamo alla x c'è un mezzo, qua c'è meno un mezzo e qua c'è 0, quindi qua posso scrivere un mezzo, meno un mezzo, 0. Qua ci sono i termini con la z. Allora, z mezzi, poi 5 z mezzi, e poi z. Mettendo in evidenza z, ho scritto z per un mezzo, 5 mezzi. E cosa mi è rimasto? Mi è rimasto il fatto che z è libero, perché su z io non ho nessuna condizione. A questo punto, siccome ho eliminato tutto quello che dovevo eliminare, z posso scegliere in maniera del tutto arbitraria, e quindi z appartiene a z. Adesso, e questa che cos'è? Non è un'equazione parametrica. Se questo gli cambiate nome, io questo lo posso chiamare come mi pare, se lo faccio variare in maniera arbitraria, se lo chiamo lambda, questa è un'equazione parametrica. Dobbiamo, a questo punto abbiamo due obiettivi. Il primo obiettivo è essere sicuri di aver fatto bene, cioè questa equazione parametrica rappresenta quella retta lì, perché nel conto, avete visto, più di qualche volta io, diciamo, cercando di fare i conti in maniera veloce, ho sbagliato. Quindi si può controllare quello che abbiamo fatto? Certo, certo. Nell'equazione parametrica, questo che cosa rappresenta? L'abbiamo detto prima. Cos'è? È un punto della retta. Allora, se è un punto della retta, se io sostituisco le coordinate qua dentro, deve soddisfare, deve stare su tutti i due piani, cioè deve soddisfare sia questo che questo. Quindi deve essere una soluzione del sistema. Allora, un mezzo meno un mezzo 0, tre mezzi meno meno un mezzo fa 4 mezzi, cioè 2, più 0 fa 2, e torna. 3 mezzi, scusate, un mezzo meno meno un mezzo fa 1, più 0 fa 1, e quindi questo come P va bene. Adesso andiamo a vedere invece chi deve essere questo qui. Allora, quello deve essere Q, ma se io metto P più lambda Q qua dentro, le coordinate di P più lambda Q devono soddisfare il sistema, ok? Perché sono sempre punti della retta. P più lambda Q è sempre un punto della retta. Ora però, che succede? Che le quantità che appaiono qua dentro dipenderebbero da lambda, no? Ma non può essere, perché questo secondo membro non dipende da lambda. Allora qual è l'unica possibilità? È che ciò che mi trovo davanti a lambda, cioè quello sarà un'espressione in lambda lineare, sarà tipo A più B lambda, ciò che mi trovo davanti a lambda deve fare 0, il che equivale a dire che se sostituisco queste equazioni, questa coordinate qui, quelle di Q, quelle devono risolvere non quel sistema, ma lo stesso sistema con 0 e 0. Perché se quelle, se io ci metto le coordinate di Q qua dentro e mi danno 0, allora quando ci metterò le coordinate di P più Q, siccome questo è un sistema lineare, le coordinate di P mi daranno 2, le coordinate di Q mi daranno 0, la somma mi darà 2 più 0 che farà 2. E se lo faccio più lambda Q sarà la stessa cosa, mi darà 2 più 0 per lambda, cioè sempre 2. Comunque, intanto controlliamo questo.
e poi controlliamo anche quello che vi stavo dicendo prima. Prendiamo un mezzo, 5 mezzi, 1. Allora, 3 mezzi meno 5 mezzi fa meno 1, più 1 fa 0. E tu? Un mezzo meno 5 mezzi più 2 per 1 che fa 2, fa meno 2 più 2 che fa 0. Quindi, questa è una soluzione del sistema. E questa è una soluzione del sistema omogeneo. Sistema omogeneo significa semplicemente è lo stesso sistema dove invece di mettere 2 e 1 ci metto 0 e 0. Del sistema omogeneo associato. Lo faccio solo con un'equazione, no? Allora, queste tre equazioni io le posso scrivere così: x uguale un mezzo più lambda mezzi, poi y uguale meno un mezzo più 5 mezzi lambda, poi z uguale lambda. Adesso andiamo a sostituire in una delle due equazioni, per esempio la prima, quanto mi viene? Vedete, viene 3 per un mezzo più lambda mezzo, più, anzi meno, meno un mezzo più 5 mezzi lambda, poi più lambda. Adesso facciamo il conto: 3 mezzi meno un mezzo fa 2, poi lambda, per quanto viene moltiplicato per 3 mezzi meno 5 mezzi più 1. Allora, come vedete, fa sempre 2, perché le coordinate di P mi danno 2, le coordinate di Q mi danno 0, 0 per lambda fa 0 e mi rimane 2. Quindi, se per ogni valore di lambda quei punti là devono soddisfare questa equazione, che vuol dire? Vuol dire che queste coordinate qui, se le metto qua dentro in questa equazione, mi devono dare 0, perché se non mi danno 0, quello che mi danno me lo troverò moltiplicato per lambda e non avrò più che sarà sempre uguale a 2, dipenderà da lambda. È chiaro adesso? Penso che sia un po' più chiaro. E lo stesso discorso deve valere per la seconda equazione. Quindi non è difficile controllare di aver fatto bene. Una volta trasformata l'equazione cartesiana in equazione parametrica, questa deve essere la soluzione del sistema e questa deve essere la soluzione del sistema omogeneo associato, cioè lo stesso sistema con d e d' uguale a 0. Però c'è anche un altro obiettivo. L'altro obiettivo è: a me non piace tanto questa equazione parametrica, per quale motivo? Ci stanno i mezzi. Allora, prima cosa, abbiamo detto che un punto qualunque si può ottenere, scusate, questo qui, la soluzione del sistema è anche un punto qualunque della rete. Allora, un punto qualunque della retta si può ottenere mettendo qua un valore di lambda arbitrario e sommandolo a questi. Ok? Allora, quindi, per esempio, se ci metto... Allora, se voglio far sparire i mezzi, voglio avere dei numeri interi, basta mettere lambda qua a 1, no? Vedete, qua ci sono dei mezzi che si sommano, diventano interi, e poi qua rimane 1. Allora, mettiamo lambda qua a 1. Se metto lambda qua a 1, qua un mezzo più un mezzo fa 1, 5 mezzi meno un mezzo fa 2, e qua viene 1. Quindi, io posso riscrivere così: 1, 2, 1 più lambda, un mezzo, 5 mezzi, 1, al variare di lambda. Che cosa ho fatto? L'ho fatto vedere già nell'ora precedente. Ho semplicemente cambiato il punto P sulla E. Quindi, la retta R, o la scrivo così, o la scrivo così, è la stessa cosa.
Qualcuno può storcere il muso e dice: ma io adesso come lo controllo? È facilissimo. Metti 1, 2, 1 qua dentro e deve fare 2. 3 meno 2 più 1 fa 2. 1 meno 2 più 2 fa 1. Quindi se quello va bene come P, deve continuare a soddisfare il sistema. Dice: ma non è che i mezzi li posso togliere pure qua? E certo che li posso togliere pure là. Io posso fare 1, 2, 1 più lambda 1, 5, 2 al variare di lambda appartenente a R. Perché avevamo detto che se sostituisco la direzione con una direzione a essa proporzionale è la stessa. Professore, ma là non è 4, 1, 4, 1. No, no, è 1, 2, 1. Tant'è vero che qua 3 meno 2 più 1 fa 2. È 2 perché se ci metti 1 viene 5 mezzi meno un mezzo. Fa 4 mezzi, cioè ok. Anche qui controllare, dice: ma io devo controllare, metti 1, 5, 2 qua dentro, se le metti nelle equazioni ti dovrà venire 0 e 0. 3 meno 5 più 2 fa 0, 1 meno 5 più 4 fa 0. Vedete? Quindi io sono partito da questa equazione cartesiana, ho ottenuto questa equazione parametrica, volendola scrivere in maniera un po' più conveniente, l'ho scritta in quest'altro modo e ho modo di controllare facilmente che il tutto sia giusto. Quindi passare da un'equazione cartesiana a quella parametrica è facile. Ok? Adesso proviamo a fare il contrario, cioè passare da un'equazione parametrica a un'equazione cartesiana. Per esempio. Per esempio, allora, per passare dall'equazione parametrica a quella cartesiana, quello che voglio dire è che c'è molta arbitrarietà. Cioè, immaginate di avere un libro aperto. Allora, se ci avete un libro aperto, sono quattro pagine, questi quattro, anzi, ho quattro foglie e 8 pagine, ok? Questi quattro fogli, questi quattro piani, passano tutti per la stessa retta, giusto? Allora, la retta io la posso fare come intersezione di questo piano, 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 cioè di coppie di piani che passano per quella retta. Vabbè, qua ce ne sono 6, ma in generale ce ne sono infinite. Quindi i piani che mi scelgo per determinare la mia retta in buona parte sono arbitrari, è chiaro? Quindi non è detto che devo andare a scegliere per forza questi qua. Cioè, adesso facciamo un esercizio: partiamo da questa equazione parametrica, cioè la stessa retta di prima, e cerchiamo di arrivare a un'equazione cartesiana. È chiaro che non è detto che debba tornare per forza a quella di prima. Potrei ottenere un'altra coppia di piani che passa per la stessa retta. Allora, come fare? Allora, la prima cosa è: se questa retta sta su un piano, questo piano, supponiamo che abbia equazione ax più by più cz uguale d, ok? ABC cosa rappresenta? Rappresenta un vettore che è normale
al piano. Ma se è normale al piano, è normale anche alla nostra retta, o meglio, alla direzione della nostra retta, perché la nostra retta sta sullo stesso piano. Se prendete la retta parallela a quella di prima, che passa per qua, vedete che questo è normale, quindi è normale, quindi diciamo è normale a tutte le rette passanti, e questo punto qua, e quindi deve essere normale anche alla direzione della nostra retta R. Quindi la prima cosa è costruire un vettore ortogonale alla direzione della nostra retta. La nostra retta è 1, 5, 2. Un vettore quale può essere? Può essere per esempio il vettore 5, meno 1, 0. Che quando ci vado a mettere ax più by più cz è 5x meno y. Ora, il problema qual è? Cosa ci devo mettere come D? Vediamo se qualcuno ci arriva. Ditemi quando ci devo mettere come D. Allora, vedete. Perché ho usato 5-1? Ho preso due di questi numeri, li ho scambiati e ne ho cambiato il segno 1. È un modo molto semplice, e l'altro l'ho messo 0. È un modo molto semplice per ottenere dei vettori ortogonali in R2 e in R3. In R2 prendete le due coordinate, scambiate di posto e cambiate un segno. Qua prendete due delle tre coordinate, le scambiate di posto e cambiate un segno, la terza la mettete 0. Ok? Ah, quindi quando io andrò a scrivere questa equazione, per adesso scriviamoci D, vedete che questa è una soluzione di quell'equazione? Perché ci metto 5 per 1 fa 5, meno 5 fa 0, poi la 0 non ci sta e viene 0. Scusate, non di quell'equazione, dell'omogenea associata. Invece questo che cosa doveva essere? Doveva essere una soluzione di questa equazione. Ma se è una soluzione di questa equazione, mettendo le coordinate di questo punto qua dentro, mi ricavo D. Cioè, quindi 5 per 1 fa 5, meno 2 fa 3, la z non c'è, quindi più 0 fa sempre 3. Quindi questo qua deve fare 3. Ora, siete in grado di farmi l'altra? Un'altra? Per esempio, 2x meno z. Quando deve fare? Perché 2x meno z? Perché così quando ci metto 1, 5, 2, mi viene 2 più 0 meno 2 che fa 0. Un numero ditelo voi, qua quando ci devo mettere? Quando ci devo mettere qua? 1. Perché 2 per 1 più 0 per 2 meno 1, e quindi deve venire 2. Ora, come vedete, guardate, qua di equazioni parametriche ne ho tirate fuori 3. Però queste 3 hanno una parte che si somiglia sempre, perché voglio dire, la direzione della retta, un mezzo 5 mezzi 1, un mezzo 5 mezzi 1, 1 5 2, è sempre la stessa, o quantomeno è sempre proporzionale. Invece il punto di traslazione può cambiare, qua era questo, qua era questo, vabbè, qua è rimasto. Qui invece le due equazioni cartesiane che mi danno due piani che mi si intersecano nella retta, e quindi mi danno l'equazione cartesiana della retta, sembrano completamente diverse da quelle di prima. Cioè, almeno a prima vista non lo vedi che sono collegate a quella di prima. Per quale motivo? È il discorso che abbiamo fatto prima. Io ho un libro, ho tanti fogli che passano per la stessa costola del libro, invece di prendere... Io che ne so, che prima avevo preso la costola come intersezione tra il foglio che conteneva la pagina 127 e quello che conteneva la pagina 353, ho preso altri due fogli. Non conoscendo queste equazioni, a me veniva semplice scrivere queste due equazioni, per esempio. È chiaro? Allora, qua non è che potete fare come vi pare, se non volevate scambiare x e y, potete, basta che mi mettete qua i coefficienti di un vettore che è ortogonale rispetto a questo. Ortogonale rispetto a questo, per esempio, qua ci metto 3x più 7y, anzi, facciamo così, 3x meno y, vabbè, no, stiamo uscendo con quel numero là,
facciamo 7x meno y meno z. Allora, 7 meno 5 meno 2 fa 0. Allora, 7x meno y meno z. 7x meno y meno z qua fa 4, e quindi l'equazione è qua, un'equazione che potrei mettere al posto di questa è 7x meno y meno z qua fa 4. È chiaro? Qui ho la più ampia arbitrarietà. Mo' il fatto di avere un'arbitrarietà è una risorsa in più, non una risorsa in meno. Non facciamo la sicuritana che, boh, io non sapevo che scegliere. Sono rimasto qui. Questo mosso di mano. Chiaro? Ok. Va bene. Adesso. Bene, adesso abbiamo tutto quello che ci serve adesso abbiamo tutto quello che ci serve per poter enunciare l'esercizio che ci interessa. Facciamo un caso, vabbè, lo facciamo sempre con i numeri. Esercizio. Siano date in R3 le due rette. R uguale l'insieme degli x, y, z, tali che, per esempio, 2x meno y più 3z uguale 3, x meno 2y più 2z uguale meno 1. E S uguale, per esempio, 1, 0, 2 più lambda volte meno 1 oh. Queste possono essere due rette sghembe, due rette parallele o due rette incidenti. Quindi sono sghembe quando non sono contenute nello stesso piano. Quando è che non sono contenute nello stesso piano? Quando le loro direzioni sono diverse, cioè non sono proporzionali. Se invece le direzioni sono proporzionali, allora sono o parallele o incidenti e stanno in un piano. Allora io dico si determinino che gli i punti
di minima distanza delle due rette e la distanza tra le due rette. Allora, come si fa? Allora, pensiamo soltanto al caso delle rette sghembe. Nel caso delle rette sghembe, i punti di minima distanza sono quelli tali che gli unici due punti, poi lo dimostriamo geometricamente, non lo voglio fare adesso, tali che il segmento PQ è ortogonale a entrambe le rette. Allora, immaginate un'autostrada che passa sotto, un'autostrada che passa sopra, la minima distanza si realizza quando, diciamo, guardando dall'alto, io sto sul punto dove vedo al di sotto un punto dell'autostrada di sotto. Ok? Perché lì la distanza è... Oh, è chiaro che la distanza tra P e Q è minore della distanza tra Q e P', perché questo è un cratere e questo è un'ipotenusa. È chiaro che la distanza tra P e Q è minore della distanza tra P e Q'. Quello che non è del tutto chiaro è che sia sempre la distanza tra P e Q minore anche della distanza tra P' e Q'. Però è così. Chiaro? Poi lo dimostriamo anche geometricamente. Ci voglio ragionare 2 minuti nell'intervallo per non impicciare. Però la situazione geometrica è questa qui, cioè i punti che realizzano la minima distanza sono quelli tali che quest'angolo è retto e questo punto. E come si fa? Allora, prima di tutto, quindi io voglio trovare PQ, poi voglio trovare il segmento PQ e la lunghezza del segmento PQ. Cioè la lunghezza del segmento PQ è la sua, è la norma del vettore Q meno P, se vi ricordate. Ok? E come si può fare? Beh, per risolvere questo esercizio ci sono molti metodi. Io uso questo che secondo me è più semplice. La prima cosa, questa direzione qui, cioè il vettore QP o PQ, deve essere ortogonale alla direzione PP' e alla direzione QQ'. Cioè questo vettore qui e questo vettore qui sono ortogonali, vedete, e questo vettore qui e questo vettore qui pure sono ortogonali. Il che mi dice che se io avessi le direzioni delle due rette R ed S, per trovare la direzione di PQ mi basterebbe trovare un vettore che è ortogonale rispetto a entrambi. Oh, la direzione, supponiamo che questa sia la retta S, la direzione QQ' la so qual è? La direzione QQ' è questa qua. Questa è la direzione di S. Perché S ce l'ho scritto in forma parametrica. E la direzione di R chi è? Non ce l'ho. Perché R ce l'ho scritto in forma cartesiana. Ma se passo alla forma parametrica, la ottengo. Allora, passiamo alla forma parametrica. Allora, prima cosa, quindi prima fatto, trovare appunto numero 1, trovare l'equazione parametrica di R. Allora, trovare l'equazione parametrica di R, come si fa? Allora, per esempio, x uguale 2y meno 2z meno 1, sostituisco sopra, quindi viene 4y meno 4z meno 2 meno y più 3z uguale 3. Quindi sempre sotto viene 3y meno z uguale 5. Qua copio quello che c'era,
da cui viene z uguale 3y meno 5. Adesso sostituendo sopra viene x uguale 2y meno 6y più 10 meno 1, cioè 9 meno 4y. Quindi x, y, z viene uguale a 9, 0, meno 5 più y che moltiplica meno 4 1, perché vabbè, qua è come se avessi aggiunto y uguale y, 1, 3. A, al variare di y a parte n. Vediamo se, se ho fatto bene. Allora, 9 meno 5 deve essere una soluzione del sistema, quindi 18 meno 15 fa 3, 9 meno 10 fa meno 1 e torno. Quindi 9, 0, meno 5 è una soluzione del sistema non omogeneo. Meno 4, 1, 3 deve essere una soluzione del sistema non omogeneo. Quindi meno 8 meno 1 più 9 fa 0, meno 4 meno 2 più 6 fa 0, e quindi ho fatto bene. A questo punto, se vi sta antipatico il fatto di chiamarlo con la y, qua ci mettete quella l'hanno chiamata lambda, quindi qua mettiamoci in moto. E abbiamo trovato l'equazione parametrica di S, ok? Quindi S è fatta così. R era fatta, R è fatta così, S era fatta in quella forma. Adesso ce l'abbiamo tutte e due in forma parametrica. Allora, andiamo sull'altra lavagna, cerchiamo di non cancellare se possibile. Adesso cosa dobbiamo fare? La prima cosa dobbiamo trovare non solo l'abbiamo fatta, ma abbiamo controllato di aver fatto bene, e questo è importante, perché se noi facciamo dei conti senza controllare, chiaramente otterremo molto probabilmente risultati sbagliati. Allora, adesso troviamo, dobbiamo trovare la direzione Q meno P, cioè la direzione PQ, se preferite, PQ come vettore che parte a P, che è, diciamo, avendo Q e P come vettore, il vettore Q meno P. Bene, per fare questa direzione, semplicemente io devo avere che questa è la direzione di S, questa è la direzione di R. Cosa mi serve? Mi serve un vettore che è ortogonale sia alla direzione di R che alla direzione di S. Quindi se questo vettore lo chiamo ABC, devo scrivere l'equazione meno 4A, meno 4, 1, 3, meno 4A più B più 3c uguale 0, e dall'altra parte devo scrivere meno a meno b più c uguale 0. Beh, qua eliminare è facile, si può anche se per esempio sommare, meno 5a più 4c uguale 0, quindi a uguale 4 quindi bc. Siccome b è uguale a c meno a, da questa b è uguale a c meno a, b è uguale a 1 quinto di c, quindi abc è proporzionale a
per far venire i numeri interi mettete c uguale 5, no? Quindi c uguale 5, 1, 1. Vediamo se funziona. Non funziona, sbagliato la porta. Meno 4 più 1 più 3, ok. Sommando meno 5a uguale 4 quinti c, perché qua viene meno un quinto. Ah, perché intanto questo è qua e questo è meno 1. Adesso andiamo a vedere. Meno 4. Ah no, questo era giusto e qua è. Semplicemente ho sbagliato qua, me l'ho dimenticato di compilare qua. Allora, meno 4, meno 1, più 5 fa 0. Meno 16, più 1, più 15, pure fa 0. Quindi il vettore in questione è il vettore 4, 1, 5. O proporzionale adesso. No, proporzionale adesso, tanto meglio, non potete fare, perché potete... Vabbè, o usate un numero con il denominatore fratto. Cioè con, per esempio, potrei scrivere 4, 2, 1 mezzo, 5 mezzi, però non è che ci guadagni, perché 2, 1 mezzo, 5 mezzi non è meglio di 4, 1, 5, a farci voi. O viceversa potrei usare un multiplo intero, 8, 2, 10, ma qual è il senso di usare numeri più grandi quando posso usare numeri più grandi? Meglio usare dei numeri più grandi. Quindi 4, 1, 5 va benissimo. Adesso questo pi primo, chiamiamolo, qua siamo sulla retta R, questo è pi mu, perché vedete che dipendeva da mu, questo invece chiamiamolo q lambda. Allora, quando io vado a fare q lambda meno pi mu, cosa mi viene? Mi viene un vettore. Questo vettore non sarà ortogonale alla direzione di R o alla direzione di S in generale, ma se si verifica, siccome questo è l'unico vettore che è ortogonale alla direzione di R o alla direzione di S, vuol dire che P mu è uguale a P e Q lambda è uguale a Q. Quindi se questo fosse proporzionale a 4, 1, 5, se solo se Q lambda è uguale a Q e P mu è uguale a P. Allora come si fa a scrivere questa cosa? Scrivere che questi sono proporzionali, o scrivere Q lambda meno P mu uguale alfa e 4, 1, 5 è esattamente la stessa cosa. Ma a questo punto io mi ricordo dell'espressione di Q lambda e P mu. Quindi io scrivo Q lambda era 1, 0, 2 più lambda per meno 1 meno 1, 1. Ora devo fare meno P mu, cioè, ah, scusate, qua voglio cambiare l'equazione, qua non ci posso fare niente, abbiamo detto, perché avere invece di che meno 4, 1, 3, che poi era meno 4, 1, 3, non meno 4, 1, 5, come ho detto prima, meno 4, 1, 3, avere degli altri numeri non mi conviene. Invece qua posso fare qualcosa, perché questo numero non mi piace, perché 9 e 5 sono troppo grandi. Però se metto mu uguale 2, 9 meno 2 per 4 fa 9 meno 8 fa 1, 0 più 2 fa 2, meno 5 più 6 fa 1. Quindi qua invece di scrivere così posso scrivere 1, 2, 1. Dice, ma questa era la retta R, infatti
1, 2, 1, 2 meno 2 più 3 fa 3, 1 meno 4 più 2 fa meno 1, quindi 1, 2, 1 è anche lui una soluzione della norma oggetto. E mi conviene usare 1, 2, 1 così conviene che non va più fare. Torniamo qua. Mi devo fare B lambda meno Q mu. Mi devo fare meno O. Qua mi conviene fare più e cambiare i segni qua. Meno 1, meno 2, meno 1. Poi più mu che moltiplica 4 meno 1 meno 3. Tutto questo deve essere uguale ad alfa 4, 1, 5. Allora, vedete, questo era Q lambda. Questo è l'opposto di questo. Perché il segno l'ho cambiato dentro e non l'ho lasciato fuori? Perché quando vai a scrivere adesso il sistema, sommare è facile, sottrarre è facile imbicciarsi così. Allora, innanzitutto facciamo la somma di questi due. Quindi mi viene. Allora, portiamo dall'altra parte, viene lambda 1, 1, meno 1, più mu, meno 4, 1, 3, più alfa, 4, 1, 5, abbiamo portato tutto a destra, e qua dobbiamo lasciare quello che rimane a sinistra, poi facciamo la somma e viene 0, meno 2, uguale, 0, meno 2. Adesso questo non è altro che un sistema di tre equazioni in tre nodi, alfa, lambda e mu. Quindi qua ci abbiamo scritto lambda meno 4 mu più 4 alfa uguale 0. Poi abbiamo scritto lambda più mu più alfa uguale meno 2. Poi abbiamo scritto meno lambda più 3 mu più 5 alfa uguale 1. Professore, là però mi sa che meno alfa, che se abbiamo portato tutto a sinistra... No, abbiamo portato tutto a destra. Questo. Ah, ok, l'abbiamo cambiato di segno. Abbiamo cambiato di segno, questo e questo. Questo no. Già ci sta. Ma tanto, in ogni caso non vi preoccupate, perché mi avete mai visto che poi io faccio un conto e non lo controllo? Se sbaglio, lo controllerò e troverò l'errore. Il che didatticamente pure faccio vedere pure l'errore come si corregge. Ok. Adesso, beh, qua non è difficile trovare la soluzione. Oh, qua non è difficile trovare la soluzione. Guardate che la soluzione a questo sistema, quando le rette sono schembe o quando sono incidenti, sarà sempre unica. L'unico caso in cui non è la soluzione non sarà unica è quando le rette sono parallele, ma in quel caso le due direzioni coincidevano nelle rette e ce ne accorgevamo prima. Quindi adesso, se fate questa per 4, la sommate a questa, trovate 5 lambda, 4 lambda più lambda fa 5 lambda, 4 mu meno 4 mu fa 0, 4 alfa meno scusate, qua è più, ho sbagliato, sto dicendo una bestemmia. Ok, allora prendiamo qua senza ricavare lambda, è facile eliminare lambda dalla seconda e dalla terza sommando, sottraendo. Allora lasciamo lambda più mu più alfa che fa meno 2 perché è quella più semplice che c'è. Poi adesso questa la sommiamo a questa, quando diventa 4 mu più 6 alfa uguale meno 1. Le ho sommate 0, 4 mu, 6 alfa uguale meno 1. Adesso
quella di sopra la sottraggo da quella di sotto, lambda meno lambda fa 0, qua mi viene 5 mu meno 3 alfa uguale meno 2. Adesso andiamo da questa parte, semplicemente moltiplicate queste per 2 e sommatela a questa, ottenete 14 mu uguale meno 5, quindi 10 più 4 14, meno 6 più 6 fa 0, meno 4 meno 1 fa meno 5, quindi mu uguale meno 5 14. Poi dall'equazione questa qui ottenete alfa uguale 5 mu più 2 fratto 3. Allora 5 per mu fa meno 25 quattordicesimi, più 2, 2 sono 28 quattordicesimi e fa 3 quattordicesimi, diviso 3 fa 1 quattordicesimo. Adesso dobbiamo ricavare lambda, quindi lambda stavolta è meno 2 meno alfa meno mu. Meno 2 sono meno 28 quattordicesimi, meno mu sono più 5, quindi meno 23, meno 1 meno 24 quattordicesimi, meno 24 quattordicesimi. Allora, cioè meno 12 settimi. Non sono sicuro di aver fatto bene. Innanzitutto andiamo qua e vediamo se, cioè rimettiamo lambda, alfa e mu qua dentro per vedere se soddisfano questa, questa qui, questo sistema qui, vuol dire che almeno non abbiamo fatto errori nel risolvere il sistema. Poi bisogna vedere se abbiamo risolto il sistema giusto. Quindi in quattordicesimi meno 24 più 20 più 4 fa 0, poi meno 24 meno 5 più 1 fa meno 28, 14 fa meno 2, più 24 meno 15 fa più 9, più 5 fa 14, cioè fa 1. Quindi il sistema, la soluzione è la soluzione di questo sistema. Adesso bisogna andare a vedere se la cosa funziona. Allora, che cosa vuol dire lambda uguale meno 24 quattordicesimi e mu uguale meno 5 quattordicesimi? Vuol dire Q lambda, andiamocelo a fare da questa equazione qua. U lambda era 1, 0, 2 meno più lambda. Lambda era meno 24 quattordicesimi, quindi meno 12 settimi, che moltiplica meno 1, meno 1, 1. Facciamo il conto. Allora, questo sono 12 settimi più 1 che sono 7 settimi, sono 19 settimi. 0 più 12 fa 12, 14 meno 12 fa 2. Questo sarebbe Q lambda. Quindi questo sarebbe Q. P mu, nel caso specifico invece deve essere 1, 2, 1, poi
meno 5 quattordicesimi e moltiplica meno 4, 1, 3. Ok. Andiamo a fare i conti. 14 più 20 fa 34, cioè 17 settimi. Scriviamo in 14esimi perché poi 34. Poi 28 meno 5 fa 23. 1, 14 meno 15 fa meno 1. Anche questo qui scriviamolo in 14esimi, in 14esimo, qua devo raddoppiare tutto. Viene 38, 24 e 4. Adesso proviamo a fare Q lambda. Vediamo qua che ci torna giusto. Andiamo a fare Q lambda meno P mu. Allora, in 14esimi fa 4, 1, 5, che infatti è proporzionale, vedete? È uguale ad alfa per 4, 1, 5, perché alfa era esattamente un 14, quindi funziona perfettamente. Quindi effettivamente questa è la soluzione del nostro problema. Quindi questi sono i punti, questo è Q e questo è P. Non sono più due punti generici, perché noi abbiamo imposto che P meno Q fosse ortogonale alla direzione del valore. E adesso devo fare la distanza. Ma la distanza chi è? La distanza di R da S non è altro che il valore assoluto di alfa per la norma di 4, 1, 5. E qual è il motivo? Sarebbe la norma di questo vettore qua, cioè la norma di questo vettore qua. Ma alfa era un 14esimo. E qua mi viene la radice di 20, di 16 più 25 fa 41 più 1 fa 42. Quindi, se preferite, questo fa radical 3 su radical 14, oppure radical 3 su radical 14 fratto 14. Quando nel calcolare la distanza al numeratore vi viene diciamo sotto radice un qualcosa che abbia dei fattori in comune con il denominatore, che però sta fuori radice, è un ulteriore controllo che sta fatto bene, perché alla fine da noi deve venire la, per, siccome abbiamo usato numeri interi, deve venire la radice di un numero razionale, e siccome noi qui ci viene un coefficiente razionale, qua ci viene la radice di un numero intero, perché per come facciamo i conti, per come sviluppiamo i conti, viene così. Quei due numeri è molto facile che abbiano dei fattori in comune. Non lo so dimostrare, ma insomma è così. Quindi questo è come si fa questo esercizio. Ora, cosa poteva succedere? I casi particolari. Io non posso fare tutti gli esercizi con tutti i casi particolari a lezione, no? Perché poi se lo voglio fare con la dovuta calma ci vuole un'ora esercizio. In realtà questo esercizio ci vuole un quarto d'ora, non è che ci vuole più di tanto, perché avete delle tappe fisse. Io una lettera la do sempre in forma parametrica, l'altra lettera la do in forma cartesiana. Quindi numero 1, portare la lettera cartesiana in forma parametrica, controllare di aver fatto controllare, perché se non controllare poi sviluppate un altro esercizio che non ha nulla a che fare con quello, se avete sbagliato.
Se avete sbagliato, sviluppate un altro esercizio che non ha più nulla a che fare con quello di partenza. Dopo aver fatto bene, trovare la direzione ortogonale è facile. A quel punto l'unica cosa dovete risolvere un sistemino 3x3. Per adesso noi i sistemi lineari stiamo ancora e li continuerete a fare anche al compito in maniera ingenua, diciamo così. Poi vedremo più in generale, tramite determinanti e tramite quello che stiamo facendo, come o con metodi di eliminazione di Gauss oppure con, diciamo, il teorema di Usher-Capelli, che faremo tra poco, insomma, tra qualche lezione, come risolvere più in generale i sistemi di equazioni lineari e come risolvere, per esempio, la formula di Cramer piuttosto che altre formule. Ma fino a che i sistemi sono 2x2, 3x3, si possono sempre risolvere in maniera ingenua. Qua sappiamo che c'è un'unica soluzione, a fatto che le direzioni di R e di S siano diverse, e quindi noi quando abbiamo fatto le direzioni ci sono venute non proporzionali, quindi siamo sicuri che sono diverse, e qua c'è un'unica soluzione. Ora, risolvete il sistemino 3x3, controllate di aver fatto bene, poi alla fine, quindi controllate che la soluzione sia la soluzione del sistema, poi controllate di aver fatto bene sta nel fatto che adesso mi sostituisco il valore di lambda e trovo Q, mi sostituisco il valore di mu e trovo P nell'espressione, nelle due espressioni parametriche che avevo controllato, che erano fatte bene, e quando vado a fare la differenza mi deve venire che questo è proporzionale al vettore della direzione ortogonale che avevo già determinato. È praticamente impossibile qua fare degli errori in maniera tale che alla fine torni tutto qua. Chiaro? Quindi qui uno è, se fai i dovuti controlli è sicuro di aver fatto. I casi particolari che potevano venire erano i seguenti. Primo caso, le due rette di partenza erano incidenti. Se erano incidenti, cioè nello stesso piano, quindi la distanza era zero, cosa succedeva? Semplicemente quando andava a risolvere questo sistema veniva la focale a zero. Tutto qua. In quel caso non succede nulla di particolare, veniva alfa uguale a 0 e poi per controllo quando andate a fare Q lambda e P mu veniva allo stesso punto, e questo vi dimostrava che sulle due rette, che lo stesso punto sta su ambedue le rette, e quindi le due rette si intersecano in quel punto. È chiaro? L'unico caso veramente particolare, ma insomma fino ad ora non è capitato mai, è quando le due rette capita che siano parallele. Se capita che le due rette siano nello stesso piano e parallele, allora che succede? Succede che una di queste equazioni va via, perché sostanzialmente la direzione ortogonale di direzioni ortogonali ce ne stanno tante. In realtà, l'equazione vada via non è così, perché bisogna vedere qual è la retta, la direzione ortogonale nel piano che contiene le due rette. Comunque, anche lì, se voi prendete, qua ci avete P lambda. Qua avete Qmu. In questo caso cosa fate? Anzi, Q, facciamolo qua. Siccome vi state spostando nella direzione parallela per entrambe le rette, nella stessa direzione per entrambe le rette, allora spostatevi da una parte sola. E poi imponete che Qmu meno P sia ortogonale alla direzione di spostamento. Cioè, per capirci, se io ho due rette parallele nello stesso piano, le metto orizzontali per comodità, queste sono nello stesso piano stavolta, la distanza non è unica, è come una scala, tutti i pioli della scala hanno la stessa lunghezza e rappresentano, e la loro lunghezza rappresenta la distanza tra le due rette. Allora, come si fa a trovare un piolo della scala? Fisso un punto P su una delle due rette
e poi l'altro punto me lo metto in maniera tale che diciamo Q mu, allora questa era Q, faccio P meno Q, non è ortogonale alla direzione delle, comune delle due rette, ma se prendo questo Q mu qui, quindi invece di risolvere un sistema di tre equazioni in due incognite, dovrò risolvere un sistema di insomma ho due sole incognite e il sistema si risolve. Chiaro? Facciamo un esempio, facciamo un l'unica cosa che non faccio, perché così me la cavo in due minuti, vi dico direttamente le due equazioni, ve le metto tutte e due in forma parametrica, perché la prima parte è sempre la stessa. Quindi trovare i punti di minima distanza e la distanza delle rette. Allora mettiamo R uguale 1, 0, 1 più lambda 1, 1, 0 alla variabile di lambda appartenente a R, e S uguale 0, 0, meno 1 più no, facciamo 0, 0, 1 più mu 1 1 0. Come vedete la direzione l'ho presa la stessa, se qua prendevo 2 2 0 era la stessa cosa, perché le direzioni per coincidere basta che quei vettori siano proporzionali. Ok, allora io cosa dico? Dico P su R lo prendo 1 0 1 e non mi interessa, no? Adesso prendo Q mu, prendo 0 0 1 più mu che moltiplica 1 1 0. Ok, adesso io voglio, quindi questo fa, vabbè, voglio che Q mu meno P sia ortogonale 1, 1, 0 deve fare 0. E qua lo dico Q meno P deve essere ortogonale alla direzione comune di, della retta R e della retta S. Ma questo fa Q mu meno P fa mu 1 1 0 più meno 1 0 0, questo meno questo fa meno 1 0 0, e quindi qui mi viene mu meno 1 mu 0. Questo scalare 1, 1, 0 deve fare 0. Quindi, quindi mi viene 2 mu meno 1 uguale 0, quindi viene mu uguale 1 mezzo, quindi Q mu viene 1 mezzo. 1 mezzo 1 e Q mu meno P fa meno 1 mezzo 1 mezzo 0. Adesso se andate a fare, vedete che questo vettore qui è ortogonale a questo, quindi la distanza
la distanza d è la norma di questo vettore, cioè è un mezzo radical 2, che un mezzo lo mette in evidenza, poi qua c'è meno 1 e 1, che quando faccio la norma viene radice di 1 più 1 che fa 2, ma non solo, io ho detto trovare anche i punti di minima distanza, ma i punti di minima distanza chi sono? Allora, se P, abbiamo detto, sono 0, 0, 1, e dall'altra parte mi veniva un mezzo, meno un mezzo, no, un mezzo, no, era 1, 0, 1, 1, 0, 1, dall'altra parte mi veniva un mezzo, 1, questa era P e questa era Q. Ora però P e Q mi rappresentano i due estremi di un piolo, perché le rette sono parallele. Allora, la distanza viene realizzata andando a scrivere gli estremi di tutti, diciamo, i punti di minima distanza sono le coppie di estremi di tutti gli altri pioli anche. Quindi i punti di minima distanza chi sono? Sono 1, 0, 1 più lambda 1, 1, 0, perché la direzione era 1, 1, 0, e dall'altra parte sono un mezzo, 1, più lambda 1, 1, 0, dove però stavolta il lambda deve essere lo stesso, cioè questo era il punto 1, 0, 1, insomma questi erano i punti P e Q. E beh, questo è P più lambda 1, 1, 0 e questo è Q più lambda 1, 1, 0. Cioè, al variabile di lambda appartenente a R, io devo spostare P e devo spostare Q, ma li devo spostare la stessa quantità, perché altrimenti se uno lo sposto di una quantità e uno lo sposto di una quantità diversa, lo sposto, lo traslo in maniera diversa, il piolo non mi verrà più, diciamo, mettiamo che la scala era verticale, il piolo non mi verrà più orizzontale, no? Io mi devo spostare sui due, diciamo, sui due sostegni della scala in maniera parallela. Quindi queste sono le coppie P lambda, Q lambda, che realizzano la minima distanza. Quando andate a fare la differenza, questo pezzo si toglie e questo meno questo viene esattamente quello che veniva prima. Chiaro? Ma questo è un caso particolare che finora nei compiti non è ancora capitato, quindi vuol dire che forse va capitato. Se il professore ci mette un'intenzione, ma insomma se mette dei numeri a caso, insomma è abbastanza difficile che capiti. Ok? Adesso facciamo una piccola pausa.